Buongiorno, buongiorno ragazzi, siamo live, benvenuti, un'altra puntata di 30 minuti con lo Spirito Santo, live, pronti per un'altra giornata, l'ultima della settimana con noi. Buongiorno, benvenuti primi, benvenuti a tutti quelli che ci seguono da fuori Italia. Tutti gli amici che guarderanno questo video in differita. Shalom Debbie. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti quelli che si collegheranno più tardi, quelli che per motivi lavorativi non possono essere qui con noi. Buongiorno quando guarderete la diretta. Alleluia. Pace a tutti. Che bello essere vivi anche oggi, ragazzi. Perché il Signore è buono anche oggi. Gloria a Dio per la vita che Lui ci dà. Gloria a Dio per la bocca che Lui ci dà per parlare. Grazie a Dio per gli occhi che ci dà, per poter vedere quello che Lui ci mostra anche oggi. Grazie a Dio per le gambe che ancora ci ha dato, per poter camminare nelle sue vie. Che bello essere vive. Diceva Charles Greenaway. Che bello essere vivi. Greenaway era un grande predicatore del passato, un evangelista, un missionario in Africa. È venuto in Italia diverse volte a vari convegni e quando saliva sul pulpito diceva sempre: che bello essere vivi. Oggi è un buon giorno per essere vivi. E oggi è un buon giorno per essere vivi, per raccontare ancora le opere che Dio fa nella nostra vita. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anna, buongiorno a te. Emanuela, Marisa, ciao, buongiorno. Oh, ragazzi, volevo innanzitutto, prima di cominciare, ringraziarvi per quanti vi state collegando, grazie per come ci seguite ogni mattina. Potremmo dire che siete i nostri partner in questa missione, grazie per le preghiere, apprezziamo davvero tanto. Il fatto che pregate per noi, apprezziamo la stima che avete per noi, vi ringraziamo per il bene che ci volete e quindi grazie, veramente grazie. Sappiamo che senza le vostre preghiere, senza il vostro supporto non potremmo fare quello che facciamo. Quindi noi siamo semplicemente quelli che vanno, noi siamo semplicemente quelli che ci mettono la faccia, ma dietro c'è tanto, ci sono preghiere, c'è sostegno. C'è incoraggiamento e comunque grazie per i tanti messaggi che ci mandate ogni mattina, ogni giorno, sono davvero tanto incoraggianti. E sapete, non esistono superuomini, non esistono super santos, non esistono super spirituali. Siamo tutti uomini, tutti abbiamo le stesse passioni, tutti siamo deboli, tutti siamo fragili, tutti veniamo meno, tutti abbiamo un disperato bisogno della grazia di Dio nella nostra vita. Per cui senza le vostre preghiere, senza il vostro supporto, senza la copertura spirituale, noi non potremmo fare quello che facciamo. Quindi grazie, grazie a tutti voi. Dio vi possa benedire per quanto fate per noi. Dio vi possa benedire in ogni area della vostra vita, ok? Siate benedetti in ogni area della vostra vita. Perché la Bibbia dice, che noi in Cristo Gesù siamo benedetti di ogni benedizione nei luoghi spirituali, nei luoghi celesti. Quindi, ragazzi, Dio vi benedica. Allora, detto questo, io vorrei passare subito alla parola, perché oggi abbiamo un bel po' di cose da dire o da condividere, un bel po' di cose con voi. C'è una lunga lista di preghiere, che ieri avete mandato. Quindi non so se riusciremo a pregare per tutti perché è una lunga lista. Tanto ragazzi, Dio conosce questi nomi, Dio conosce questa lista. Già il fatto che sono stati messi per iscritto vuol dire che già, tra virgolette, è stata una forma di preghiera perché sono stati messi in una lista di preghiera. Per cui Dio già l'ha vista, già è arrivata prima di noi.
e comunque presenteremo a Dio questa lista. Va bene, oggi, come avete visto ieri nella locandina, per chi ha visto la locandina ieri, sulla storia, il titolo era Cosa ti terrà in vita? Cosa ti terrà in vita? Cosa ci terrà in vita? Ragazzi, sapete, io ho riflettuto ieri, stavo ascoltando delle cose ieri pomeriggio e da lì è nato tutto questo. C'è qualcosa che tiene in vita l'uomo, c'è qualcosa che tiene in vita in modo particolare il credente e non è il cibo che introduciamo nei nostri corpi, fisicamente parlando, sì, ma c'è qualcosa che va al di là. La vita di cui parlo è una vita abbondante, una vita spirituale, una vita vittoriosa, tra l'altro, perché Gesù è venuto per darci una vita vittoriosa, non farci vivere una vita nella sconfitta, ok? Quindi cosa ci terrà in vita? C'è qualcosa che ci terrà in vita. Sapete, l'uomo moderno possiede ogni cosa per vivere, segnate questo, ma nessuna ragione per cui vivere. È come se non ci fosse più uno scopo, è come se l'uomo corresse dalla mattina alla sera. Fateci caso, la stragrande maggioranza delle persone si alza al mattino, va a lavorare, torna la sera, mangia, si addormenta e questa è stata la giornata. E domani, un altro giorno, e così passano le settimane, così passano i mesi e così gli anni. E ti ritrovi a un certo punto che non hai avuto un vero scopo nella vita, non c'è stato un vero senso, no? Dici tutta la vita ho lavorato e ho lavorato e magari non hai nemmeno goduto quello che hai guadagnato, perché l'uomo purtroppo attraverso i beni materiali cerca di appagare, no? Una fame spirituale che purtroppo non verrà mai appagata dallo spirito, dalla carne. E quindi la società moderna sta morendo velocemente, se ci facciamo caso. Basta fermarsi all'angolo di qualsiasi città, no? Grande città. Vedete i volti delle persone. Sono stanchi, sono tristi, sono angosciati. Il volto dice tutto. Magari se leggiamo qualche giornale possiamo vedere le prime pagine dei giornali dove ci sono solo guai, solo tristezze, morti, malattie. Ragazzi, l'uomo vive in una valle di morte spirituale. L'uomo vive in uno stato di coma spirituale. Sapete, vai avanti per inerzia. Vai avanti per inerzia e qualcuno dice: è come se ci faccio caso, dice Palm. Se non avessi avuto Dio, non avrei avuto sì scopo nella vita e oggi non sarei qui. Ed ognuno di noi. Ora, ascoltate bene. Se prendete appunti, segnate. Proverbi 29:18 dice: quando non c'è visione, il popolo perisce. Ora, è da considerare che la Bibbia è stata scritta per i credenti. È una lettera ai credenti, è una lettera alla Chiesa, è una lettera a tutti quelli che invocano Gesù, che accettano Gesù come Salvatore. La Bibbia è per loro. Quindi, Proverbi 29:18 dice: quando non c'è visione, il popolo perisce. Ora, la parola perisce dall'ebraico si dice Shazon, e vuol dire un sogno, una rivelazione, un oracolo o una visione. Quindi un sogno, una visione, un popolo, una nazione, una chiesa, una famiglia, senza una visione è destinata a morire, perché sarà quella visione che ti porterà avanti, sarà quella visione che ti farà vivere. Dal dizionario Merriam-Webster, è uno dei migliori in America. La parola visione vuol dire proprio l'atto, ascoltate bene, o la potenza di vedere qualcosa di soprannaturale attraverso un sogno o un'estasi. E questo non ci deve scandalizzare la parola estasi, perché vi ricordate in Atti 10, quando Pietro fu rapito in estasi, quando ebbe la visione di Cornelio, che si sarebbe convertito, tra l'altro sapete, lui ebbe la visione degli animali e Dio disse ammazza e mangia. Pietro fu rapito in estasi, ebbe una grande visione. Quindi la parola proprio rivelazione, la parola visione è una rivelazione, è un sogno ed è qualcosa di soprannaturale. Ora c'è da capire che cosa ci tiene in vita, ciò che ci tiene in vita
è la visione, sono i sogni che tu hai, la visione che Dio ha dato al tuo cuore, o la visione che tu hai e Dio ha benedetto, perché non è detto che una visione debba sempre per forza venire da Dio. Dio ci ha dato una mente pensante, ci ha dato dei sogni, ci ha dato dei desideri. Una visione può anche venire da te e se è nella volontà di Dio, Dio la benedirà. Per cui la visione in generale, ok? Il sogno, quello ti terrà in vita. Però c'è il diavolo che vuole rubarli. Il nemico vorrà sempre rubare i tuoi sogni, vorrà sempre rubare la tua visione. Perché? Perché il nemico conosce la parola di Dio. Noi dobbiamo comprendere questo. Il diavolo conosce la Bibbia, probabilmente meglio di me e meglio di te. Perché quando tentò Gesù nel deserto, in Luca 4, Satana citò la Bibbia, citò la parola. Perché Satana era nel cielo, Satana conosceva la parola, conosceva Dio, conosceva Gesù. Ed è per questo che Satana ci combatte spesso con la parola. Perché disse a Gesù, se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra di diventare pane. Come faceva a sapere che Gesù aveva questi poteri? E poi disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù dal pinnacolo, tanto Dio manderà i suoi angeli a proteggerti. Citò il Salmo 91, come faceva a saperlo? Dunque, è importante comprendere che il diavolo conosce la parola, conosce la potenza della parola e conosce la potenza della visione. Se tu hai una visione nel tuo cuore, sei un uomo e una donna potente, perché quella visione ti manterrà in vita e quella visione farà sì che tu realizzerai quello che Dio ha messo nel tuo cuore. Quindi Satana cercherà di attentare, Satana cercherà di sabotare la tua visione, Satana cercherà di distruggere i tuoi sogni. Ecco perché la Bibbia dice che lui è un ladro ed è venuto per combattere, per rubare, per ammazzare. Per distruggere cosa? In realtà è venuto a distruggere la tua fede, i tuoi sogni, la tua visione. Ora tutti ci ricordiamo cosa ha dovuto passare Giuseppe a causa dei suoi sogni, a causa della visione che Dio gli diede. Giuseppe passò tante, attraverso tante peripezie, attraverso tanti problemi. Perché? A motivo di quello che Dio mise nel suo cuore. Guardate. Senza sofferenza non c'è visione. Una visione, se non passa per il fuoco, non sarà mai una visione. Non può essere una visione. È un tuo, come dire, a volte sapete, si usa quel modo di dire, è un tuo pallino, è una tua cosa, è una cosa tua che c'hai in testa, è qualcosa che viene dalla carne, ma non c'è proprio, come dire, non c'è materia. Ma invece, quando una visione viene da Dio, sappiate questo, amici, fratelli, sorelle, sappiate questo, che quella visione verrà messa alla prova. La visione che Dio ti ha dato verrà messa alla prova e passerà attraverso il fuoco. Perché alla fine Dio la dovrà purificare, la dovrà rinforzare, la dovrà fortificare. Passerà una visione, non c'è sofferenza, non c'è una visione che viene da Dio che non sarà sofferta. Di sicuro non sarà stato facile, sapete, per Giuseppe la sua infanzia, avere un papà che lo amava così tanto e dei fratelli che lo odiavano così tanto. Ma in realtà, se voi ci fate caso, i fratelli di Giuseppe non odiavano Giuseppe. Riflettete. I fratelli di Giuseppe odiavano la visione di Giuseppe. I fratelli di Giuseppe odiavano i sogni di questo ragazzo. Odiavano quello che Dio aveva messo dentro di lui perché erano gelosi. Ecco il vero motivo per il quale lo abbandonarono, lo vendettero come schiavo, lo trattarono male. Era a motivo della visione che Dio gli diede. Ora Giuseppe nella sua infanzia, nel suo essere semplice, fece qualche cosa di cui io ti consiglio di non fare. Quindi vi do un consiglio. Giuseppe condivise la sua visione, i suoi sogni con i suoi fratelli. In buona fede disse, adesso vi racconto quello che Dio mi ha dato. Sapete, quando siamo così gioiosi,
così allegri di qualcosa che ci ha dato Dio, che cosa che ci ha detto Dio, di una visione, andiamolo, condividiamo con il primo amico, con il primo fratello, con chiunque. E cosa succede? Succede che invece di incoraggiarci, invece di spronarci, invece di spingerci in quella visione, ci scoraggiano. Quindi il consiglio che io vi do: non condividere con tutti i tuoi sogni, non condividere con tutti la tua visione, perché non tutti capiranno, non tutti comprenderanno quello che Dio ti ha dato, non tutti ti sosterranno, non tutti ti incoraggeranno, non tutti comprenderanno quello che gli dirai. Ti chiameranno sognatore, ti chiameranno sognatrice. Quando i fratelli di Giuseppe lo videro venire nei campi da lontano, dissero: ah, ecco il sognatore, sta arrivando il sognatore. Ma che si è messo in testa questo? Realizzerà forse i suoi sogni? Un ragazzino, poco più che sedicenne a quei tempi. Ieri mi ha contattato una persona, mi ha detto: sapete, vi voglio raccontare un sogno. Ho raccontato questo sogno ad un gruppo di amiche credenti. E dice: però mi hanno turbato, non mi hanno incoraggiato, hanno detto che è stata una cosa mia, una fantasia, insomma l'hanno scoraggiata. E lei ha detto: forse ho fatto male a condividere. E io ho detto: sì, hai fatto male a condividere, perché non sempre è buono condividere quello che viviamo, quello che Dio ci chiama a fare, la visione, il sogno che Dio ci dà. Quindi potrebbero solo scoraggiarci. Come Giuseppe. Giuseppe fu scoraggiato, fu gettato in un pozzo. Immaginatevi, quando leggiamo la storia di Giuseppe, cosa pensiamo? La leggiamo velocemente e andiamo subito alla gloria di quello che ha vissuto. No, ragazzi, essere buttato in un pozzo buio, freddo, umido, sporco, puzzolente, con la muffa, magari con gli animali, dai propri fratelli, a motivo della visione, non penso che fu un evento, una festa, una gioia per Giuseppe. Ed ecco che Giuseppe, a motivo della sua visione, fu gettato nel pozzo. Ma cosa lo tenne in vita in quel pozzo? La sua visione. Sarà la visione che ti terrà in vita, sarà la visione che ti terrà vivo, attivo, sarà la visione che Dio ti ha dato a farti cercare la sua faccia. Quando tutti intorno a te la penseranno diversamente di te, da te, sarà quella visione. Quando i fratelli di Giuseppe vendettero Giuseppe a quella banda di ismaeliti, poi gli ismaeliti lo vendettero a Potifar e diventò schiavo, servo di Potifar, questo egiziano, ufficiale del faraone, che era il più potente in Egitto dopo Faraone, diventò schiavo in quella casa. Come si è sentito Giuseppe in quel momento? Come deve essersi un giovane? Ok? Come si sarà sentito là dentro? Quante volte avrà potuto dire: Signore, ma perché mi trovo qui? Signore, ma che ci faccio qui? Io avevo un'altra visione. La mia visione non era quella di essere schiavo in una casa di un egiziano. La mia visione era quella di portare a compimento i sogni che tu mi hai dato. La visione era quella di sfamare la mia famiglia. La visione era quella di prosperare nella mia casa. La visione era quella di prosperare nel mio ministero. La visione, il sogno, era quello di realizzare quel sogno che tu mi avevi dato. Quel sogno che era pazzo agli occhi e agli orecchi degli uomini, ma quanto pazzo poteva essere, veniva da te. Quindi io so che potevo realizzarlo. Perché mi trovo in questa situazione adesso? Ma cosa tenne in vita Giuseppe lì mentre era schiavo? La sua visione. Quella visione, quello che ti terrà in vita quando tutti ti abbandoneranno. Ciò che ti terrà in vita quando tutti sparleranno di te senza nemmeno conoscerti, senza nemmeno sapere tu chi sei. Cosa ti terrà in vita quando ti venderanno alle menzogne, alle calunnie? Cosa ti terrà in vita in quel momento? Sarà la tua visione. Saranno i tuoi sogni, quelli ti terranno in vita, perché ti faranno dire: nonostante tutto quello che si dice intorno a me, nonostante la calunnia, nonostante le gelosie, nonostante le critiche, io so che quello che tu mi hai dato, Signore, viene da parte tua e tu lo compirai. Quello ti terrà in vita.
Quella visione, Giuseppe a casa di Potifar, venne tenuto in vita non dal cibo che gli dava Potifar, ma dalla visione che Dio gli diede. E quando fu gettato in prigione perché rifiutò la moglie di Potifar per non peccare contro Dio e contro Potifar stesso, fu gettato in prigione perché la moglie lo calunniò, disse una menzogna contro Giuseppe. E Giuseppe è stato 7 lunghi anni in quella cella fredda, buia. E quando uscirono i due carcerieri, grazie ai sogni che Giuseppe gli rivelò, disse: ricordati di me, ricordati di me al coppiere. Quando sarai uscito e sarai davanti a Faraone, ricordati di me, ricordati il bene che io ti ho fatto. Non mi dimenticare, fammi uscire da questa prigione. Anche quell'uomo lo dimenticò, dimenticato da tutti. Il padre Giacobbe lo credeva morto. I fratelli lo abbandonarono, ormai in tutto questo frangente erano passati già 14 anni, quindi si erano completamente dimenticati di questo fratello. Ormai Potifar lo aveva chiuso in prigione, forse lo avrebbero pure ammazzato. Faraone nemmeno lo conosceva. Questo coppiere lo aveva completamente dimenticato. Giuseppe era solo in quella prigione. E quante volte, proprio come me e te, avrà alzato gli occhi al cielo e avrà detto: Signore, ma perché? Addirittura la prigione, per aver fatto cosa? Per aver onorato te. Ho rifiutato le avances di una donna. Eppure sono qui. Mi aspettavo la benedizione. Sai, hai fatto una cosa buona, hai onorato Dio, adesso arriva la benedizione. E invece arriva la prigione. Cosa avrà pensato Giuseppe? Cosa avrà fatto Giuseppe in quella prigione? Avrà pianto sicuramente, si sarà lamentato sicuramente perché era un uomo come me e te. Ma la Bibbia dice che l'Eterno era con Giuseppe nella prigione. E cosa tenne in vita Giuseppe in quella prigione? La visione che Dio gli diede. Quella visione. La visione ti terrà in vita. Perché senza visione un popolo perisce. Io non so quale visione Dio ti ha dato, non so quale sogno Dio ti ha dato, non so quale desiderio Dio ha messo nel tuo cuore, ma so per certo che verrà messo alla prova. La tua visione verrà messa alla prova, deve essere messa alla prova, deve essere testata. Per vedere se veramente una visione viene da parte di Dio, deve essere messa alla prova. Per vedere se quello che tu hai nel cuore viene da parte di Dio, deve essere messo alla prova, deve passare per il fuoco e passerà per il fuoco se è da parte di Dio. Forse già ti trovi ad attraversare il fuoco della visione di Dio. Va bene, non ti lamentare, fortificati in Dio, ma rimani fermo, rimani saldo perché viene da parte di Dio. Perché quelle cose assurde, quelle cose umanamente pazze, quelle cose irraggiungibili vengono solo da Dio. Perché la tua mente, la mia mente, essendo una mente carnale, essendo una mente limitata, non può avere, ok? Non può avere dei sogni e delle visioni più lontane di noi, più alte di noi, più grandi di noi, perché la tua mente carnale, la mia carnalità, mi porterebbe sempre a fare un piccolo passo avanti. Mentre la visione che Dio mi dà, siccome è una visione molto più grande di me e la devo ricevere per fede, altrimenti non funziona, mi chiamerà a fare 10 passi in avanti. Se tu stai facendo un piccolo passetto ogni volta e non prosperi, devi darti una mossa, devi capire se quella visione viene da parte di Dio. E se viene da parte di Dio, fa tutto quello che Lui ti dice di fare. Passerai per il fuoco, per la prigione, per la calunnia, passerai, ti chiameranno sognatore, sognatrice, non importa. Non importa. Però sarà la stessa visione che ti manterrà in vita, ti manterrà attivo. Cosa mantiene lo zelo attivo nella vita di un credente? La visione. Amici, io ho una visione. Io e mia moglie abbiamo una visione. Martin Luther King diceva: io ho un sogno. E per quel sogno quell'uomo ha combattuto. Ed era quel sogno che lo manteneva in vita. Era quel sogno a quegli anni. Il razzismo. Era tremendo.
ma era quel sogno che lo ha mantenuto in vita. Ed è il sogno, ed è la visione. Quindi vai avanti, non ti scoraggiare, ricordati Proverbi 29 e 18, un popolo, una nazione, un uomo, una famiglia, una chiesa, un'associazione, senza una visione, perisce. E Dio non vuole che tu perisca, ma Dio vuole che tu prosperi in ogni cosa e vuole che tu vinca e che la visione che Dio ti ha dato si realizzi. Amen. Quindi, fratelli, io voglio pregare. Abbiamo giusto qualche minuto per pregare per queste richieste. E io voglio pregare innanzitutto che Dio ci dia una chiara visione di quello che vuole fare con le nostre vite. Prego che Dio possa rinnovare la sua visione dentro di te. Prego che Dio possa fortificare, sostenere, reggere, sorreggere quella visione dentro di te, perché viene da parte di Dio e so che il nemico l'attaccherà. Quindi, Signore, ti voglio pregare questa mattina, Padre, ti voglio innanzitutto ringraziare. Ti ringraziamo perché tu ci hai dato una visione. Signore, ti voglio ringraziare perché tu ci hai dato, oh Signore, tu ci hai dato dei sogni. E quei sogni, per quanto possono essere messi alla prova, quei sogni, quella visione, per quanto possa essere tribolata, per quanto possa passare per il fuoco, noi sappiamo che alla fine si realizzerà. Non una buona parola detta al popolo di Israele cadde per terra. Tutte si realizzarono e noi facciamo parte dell'Israele celeste, dell'Israele spirituale. Siamo il corpo di Cristo e sappiamo che non una sola buona parola e promessa che tu ci hai fatto, Signore, cadrà per terra. Io ti voglio ringraziare, Signore, ancora in questo nuovo giorno. Benedici la visione di ogni credente. Ognuno, Signore, ognuno che è qui collegato, che ha una visione, che ha dei sogni, benedicili, Padre. E se qualcuno ancora non ha un sogno, se qualcuno ancora non ha una visione, Signore, metti una visione nel cuore di ognuno. Metti quel sogno, quel desiderio da realizzare nel cuore di ognuno. Benedicili, Signore, perché noi non vogliamo essere come quel popolo senza visione e perire. No, noi siamo il popolo, noi siamo un popolo visionario. Noi siamo un popolo che vuole avere visioni molto più lunghe delle nostre, delle visioni molto più pazze di quelle che potremmo noi pensare, perché sappiamo che una visione, per quanto assurda sia, se viene da te, si realizzerà. Signore, grazie, grazie perché lo farai, grazie perché tu sei fedele. Signore, ci sono tante richieste di preghiera su questo foglio. Tu li conosci, Signore. Tu conosci queste richieste ad una. Tu conosci il problema di Manuela, Signore. Tu conosci il problema di Magda. Tu conosci il problema di Angela, Signore. Padre, Angela, tu conosci che ha questo problema allo stomaco. Tu sei colui che ha creato lo stomaco, Signore, e tu sei colui che può ricreare lo stomaco di Angela. Ricrealo ora nel nome di Gesù, Signore. Riformalo ora. Spirito di vita, entra in quello stomaco, Signore, nel nome di Gesù. Io ti prego per Chiara. Signore, tu conosci questa ragazza, soli 23 anni, madre di due bambine, con una malattia autoimmune. Signore, tu sei colui che ha creato il sistema immunitario e sei colui che lo può cambiare ora, sei colui che può rigenerarlo ora, sei colui che può fortificare il sistema immunitario in questo momento. Chiara, ricevi nel nome di Gesù guarigione. Gesù è colui che ha creato il sistema immunitario. Oh, lui non è colui che ti dà una vitamina, ma è colui che guarisce il tuo sistema immunitario. Signore, per Barbara, per Pina, per la guarigione. Signore, per Maria, un tumore al fegato. Tu sei colui, Signore, che ha creato il fegato e tu sei colui che può ricrearlo. Ricrea un fegato nuovo, Signore. Oh, nel nome di Gesù. Ricrea, Signore, cellule nuove. Padre, nel nome di Gesù. Tu sei colui che può operare, che può intervenire in questo momento senza bisturi, perché il tuo bisturi, Signore, è la tua mano, il tuo amore, che non lascerà segno. Padre, nel nome di Gesù, crea
crea quel fegato nuovo. Io comando a quella morte in quel fegato di andare via nel nome di Gesù. Ricevi vita, ricevi vita. Quello spirito di morte in quel fegato, io comando di andare via nel nome di Gesù. Ricevi un fegato nuovo nella potenza del nome di Gesù. Signore, ancora il piccolo Salvatore con problemi psicologici. Padre, tu conosci questo bambino, ti stiamo pregando per questo bambino e sappiamo che l'uomo, Signore, l'uomo può sbagliare, l'uomo può venir meno. Signore, nel nome di Gesù, cambia le carte in tavola di questo bambino. Oh, alabante remea, Gesù, alleluia. Signore, dagli una mente nuova a questo bambino, dagli una psiche nuova, dagli nuovi pensieri, Signore. Rimuovi ogni ostacolo dalla vita di questo ragazzo. Jason, Signore, oh, nel nome di Gesù, anche lui, 20 anni, malato di tumore, Signore. Oh, nel nome di Gesù, Padre, noi, Signore, comandiamo a questo male infernale di andare via e di tornare all'inferno. Signore, proteggi la tua chiesa, proteggi i tuoi figli. Signore, libera questo Jason da questo male in questo momento. Sii libero, Jason, da ogni tumore, perché lo Spirito di Cristo vivifica. Oh, nel nome di Gesù, Signore, ancora Francesco. Oh, Padre, nel nome di Gesù, per questo Covid. Padre, per Peppe, tu li conosci. Tu conosci Antonella, Signore, che vorrebbe più tranquillità, che vorrebbe pace nella sua casa. Signore, tu conosci. Oh, tu conosci il matrimonio di Francesco e Nadia, Padre. Questa famiglia, questa casa. Signore, tu sai che questa casa ha bisogno del tuo amore. Tu sai che questa casa, Signore, ha bisogno della tua pace. Ha bisogno di quella tranquillità che viene da te. Ha bisogno di quella stabilità, Signore, fisica, mentale, spirituale. Tu sei il padre delle famiglie. Tu sei colui che ha concepito la famiglia e tu sei colui che benedirà la famiglia, Signore. Benedici Francesco e Nadia, dagli ciò che il loro cuore desidera, Signore. Entra con tutta la tua forza in quella casa, Padre, e nel nome di Gesù metti ogni cosa a posto. Signore, ancora ti prego per Stefano. Oh, Signore, anche lui questo male, questo tumore, Signore, per Rita, suo figlio Fabio, Signore, nel nome di Gesù. Ora io ti prego, Padre, per le tue lividure. La tua parola dice che per mezzo delle tue lividure noi siamo già stati, non saremo, siamo stati. Fratelli, ricevete, ognuno di voi, ogni malattia, ogni dolore. La Bibbia dice in Isaia 53, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, erano le nostre malattie. Alleluia. Fratelli, con fede, con forza, attiviamo la nostra fede e riceviamo quella guarigione che ci è stata già provveduta. Tutto è compiuto, è nostra. La benedizione della guarigione è per la Chiesa e per i figli, nel nome di Gesù. Proclama sulla tua vita liberazione, guarigione. Prendi forza, combatti contro il nemico, combatti per ciò che ti appartiene, combatti per la tua salute in preghiera, combatti per il tuo stato mentale, combatti per la tua casa in preghiera, perché Gesù ha compiuto ogni cosa, è già stato fatto. Dobbiamo solo imparare a ricevere. Devi imparare a ricevere. Uno dei problemi oggi in mezzo a noi è che non sappiamo ricevere. È stato già fatto tutto. Gesù ha detto tutto è compiuto. Per l'opera espiatoria di Cristo sulla croce, io e te abbiamo ottenuto tutto. Impara a ricevere. Piangi di meno, lamentati di meno e ricevi di più, perché tutto è stato fatto per me e per te. Non per nessun altro. Per noi, per i figli. Gesù è venuto per liberarci, per guarirci, per salvarci. Lui continua il suo ministero. Il 70% del ministero di Gesù sulla terra è stato quello di guarire i malati e di cacciare i demoni. E quello stesso ministero continua ancora oggi. Il problema è che non hai ancora imparato come si riceve. Ricevi stamattina per fede. Anche se i sintomi ti diranno il contrario, anche se quello intorno a te ti dirà il contrario, anche se quello che tu senti ti dirà il contrario, comincia ad accettare per fede. Tu vedrai al più presto la liberazione nel nome di Gesù.
Amen. Fratelli, wow, gloria a Dio, che diretta, straordinario, Signore, è straordinario. Fine settimana, ci vediamo come sempre lunedì 7:30, passate parola, condividete questo messaggio e ci vediamo lunedì, va bene? Ragazzi, domani non ci vediamo, segnatevelo, non aspettate domani mattina, domani è sabato e non ci saremo. Ci vediamo lunedì, buon fine settimana, Dio vi benedica e vi dia tutto ciò che il vostro cuore desidera. Un bacio anche da parte di Simona.